Allora, possiamo dire che questo pareggio alla fine soddisfa un po' tutti. Avevate preso questo gol rocambolesco nel primo tempo, in una gara con poche emozioni, è arrivata questa punizione gioiello di Memusciai, avete pareggiato, poi avete provato anche a vincere. Ma credo che se doveva vincere una squadra, oggi eravamo noi, non abbiamo subito praticamente nessun tiro da lentella a memoria, tranne chiaramente il gol. Siamo stati bravi a ribaltarla, alla fine pareggiare. E alla fine potevamo anche vincerla, comunque una prestazione dei miei non posso rimproverare assolutamente nulla e quindi ci prepariamo per martedì. La Virtus Entella si è dimostrata formazione ostica, lo si sapeva, le prime tre partite avevano sorriso sempre alla squadra ligure e oggi ci avete comunque provato, però avete incontrato delle difficoltà soprattutto nella finalizzazione del gioco. Beh, era difficile comunque la squadra che comunque si chiudeva e voleva ripartire con la velocità degli attaccanti, del trequartista. Hanno fatto la loro partita, ma il possesso, credo, l'equilibrio è sempre stato dalla nostra parte. E, ripeto, non si è riuscito a vincere, ma non posso dire niente ai miei, ce l'hanno messa tutta, quindi volevamo vincere sì, ma non perdere, quindi alla fine credo che alla fine è andata abbastanza bene. Punto che serve per muovere la classifica, anche perché tra pochi giorni si tornerà in campo Cittadella. Assolutamente sì, continuiamo il percorso appunto e martedì ce n'è un'altra, quindi siamo pronti. Le scelte iniziali, busellato dall'inizio, poi l'ingresso in campo di Macin, poi quello di Maniero, Cisco tra l'altro poi espulso nel finale. Beh, sono tutti giocatori del Pescara, io in base a quello che vedo all'allenamento provo a mettere in campo la formazione migliore, Busellato ha fatto quello che gli avevo chiesto. Ordine, insomma temperamento e poi con il calare un po' dei ritmi la qualità di Macin è venuta fuori. Peccato per quel pasticcio in occasione del gol dell'Entella, giocatori che non sono riusciti a rinviare questo pallone. Beh, è chiaro che il gol nasce sempre da un errore, quindi non siamo riusciti a rinviare questa palla, rinviandola addirittura centralmente, che forse nel calcio è la prima cosa che ti insegnano, però non c'è niente da dire a nessuno, assolutamente i ragazzi hanno fatto il massimo. Sul piano del gioco però questa squadra può e deve fare di più. Beh, assolutamente sì, ma la palla l'abbiamo avuta prevalentemente noi, è chiaro che quando incontri una squadra che è chiusa, ordinata e ti aspetta, è difficile trovare appunto i varchi. Siamo stati bravi a trovare un episodio sul calcio di punizione che ha riequilibrato la partita, ma insomma abbiamo subito un tiro in porta, mi sembra poco. Per chiudere, promozione probabilmente per Castanos a centrocampo, per Brunori in attacco, da rivedere invece la sua prova. Beh, Matteo è un po' che non giocava e quindi ce l'ha messa tutta, l'atteggiamento dei miei oggi è stato esemplare dal primo all'ultimo, quindi Matteo ha tempo per crescere, non abbiamo nessun fucile puntato.